Tina, nella serie La Lunga Notte interpreti Clarietta Petacci. Come ti sei documentata? Secondo te questa donna è più una donna avida di potere oppure una donna disinteressata? Allora, intanto per me rappresenta una sfida enorme ed è stato bellissimo lavorare con Giacomo Campiotti, con cui ho già lavorato tanti anni fa e quindi mi sono anche affidata tantissimo a lui. Fin dai primi provini, mi sono documentata tantissimo su Claretta, ovviamente ho letto credo tutto quello che c'è su di lei e la cosa che mi ha colpito fin dall'inizio è stato anche il fatto che in tutti questi libri veniva raccontata una donna appunto diversa, c'era un grande mistero, un grande enigma, chi la definiva appunto una donna innamorata, pronta a tutto per amore e chi invece appunto la definiva un personaggio un po' più oscuro, diciamo. Noi abbiamo lavorato un po' anche in questo senso, sicuramente un personaggio pieno di ombre, dalla psicologia molto complessa e abbiamo cercato di lavorare anche proprio sui confini di questo enigma. Il fatto che non è stata del tutto mai descritta in una maniera, ma sempre con mille sfaccettature diverse. Quindi ho cercato di inserirmi proprio lì, in quel confine, anche pericoloso, perché insomma nel rapporto con Mussolini, un rapporto così totalizzante, così possessivo, anche così sbilanciato, perché lei vive proprio fin da piccola nel mito del duce. Quindi insomma abbiamo lavorato anche su molti meccanismi familiari, che comunque un po' si vedranno anche nella serie e quindi su questo ecco, sono curiosa di vederlo anch'io perché ancora non l'ho visto, quindi sono ancora più emozionata. Senti, Claretta è una donna che è vissuta al fianco del duce fino a sacrificare comunque la propria vita, no? Perché poi è morta. Ti sei chiesta fino a dove può spingersi l'amore? Cioè, te lo sei domandata? Sì, esatto, appunto si parla di amori un po' pericolosi, di appunto personaggi pieni di ombre, personaggi un po' neri, no? E anche nel loro rapporto appunto d'amore, insomma questa cosa viene fuori ovviamente, questo senso del possesso, questo essere privi anche di confini e certo abbiamo lavorato proprio su questo. Senti, tu prima parlavi di possesso, no? Di amore comunque possessivo. In quel periodo c'erano comunque già i retaggi di una cultura comunque maschilista. Ad oggi pare che non sia cambiato niente. Infatti si diceva che Claretta fosse stata comunque vittima in qualche modo di femminicidio. Oggi è una piaga sociale che comunque ancora esiste. Ma io lo dicevamo anche prima, credo che sia importante, cioè è una serie importante anche per questo, perché appunto racconta una parte della storia del nostro paese, molte cose ovviamente sembrano superate, e anche lo sono, grazie a Dio, però ci sono anche, cioè è importante anche per le nuove generazioni, secondo me, vedere prodotti di questo genere per non dimenticare e per farsi appunto delle grandi domande anche. Grazie mille, Martina.